Domani la giornata mondiale delle cardiopatie congenite al Sant'Orsola di Bologna. Oggi vengono eseguiti, ogni anno vengono eseguiti oltre 300 interventi sui bambini. Sara Scheggia. 31 trapianti di cuore solo nell'ultimo anno, tra questi anche quello da un donatore positivo al Covid a un ricevente negativo, tra i primi interventi di questo tipo al mondo. Il bilancio è del Sant'Orsola di Bologna, centro regionale per i trapianti cardiaci. L'occasione è una data importante per chi ha problemi di cuore, che cade proprio a San Valentino, la giornata mondiale di sensibilizzazione sulle cardiopatie congenite, malattie con cui in Italia nascono circa 4.000 bambini all'anno. La nostra unità operativa di cardiologia e l'unità operativa di cardiochirurgia pediatrica fanno circa 300-350 interventi all'anno e seguono i bambini fin dalla pancia della mamma, in cui si fa spesso oggi diagnosi della malformazione cardiaca, fino all'età adulta. A prendersi cura soprattutto dei bimbi cardiopatici a Bologna è l'associazione Piccoli Grandi Cuori, che da 25 anni offre assistenza alle famiglie e supporto anche di tipo psicologico. Quest'anno la Onlus ha celebrato la giornata con un simposio in comune a cui sono intervenuti chirurghi, specialisti, autorità come il presidente Bonaccini, che ha raccontato di essere stato operato proprio al cuore a 9 anni, e poi una mamma umbra in videocollegamento che ha condiviso l'esperienza dei suoi due gemelli, oggi 17enni, entrambi trapiantati di cuore a Bologna. Il messaggio di tutti, l'importanza della donazione. Proprio i cardiopatici congeniti, che sono quelli che hanno una necessità particolare, forse nel loro futuro potrà esserci anche un trapianto, soprattutto per chi ha subito diversi interventi cardiochirurgici. Richiamiamo l'attenzione della gente, donate, affidatevi.